Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione regionale da Gianluca Virgillino. Una 49enne aggredisce il compagno dopo aver trovato la foto della sua ex sul proprio cellulare. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato la donna responsabile di tentato omicidio, maltrattamenti contro il convivente mascalesi di 68 anni. I militari sono giunti sul posto trovando la signora che continuava a inveire sul soggetto. Quest'ultimo ha riportato traumi al cranio e in altre parti del corpo, nonché una ferita da taglio all'emitorace sinistro. L'uomo però non ha voluto essere condotto in ospedale. La donna lo ha colpito con un martello e un coltello da 20 centimetri, dopo la spiacevole scoperta. Le armi sono state sequestrate. La 49enne è stata condotta al carcere catanese di Piazza Lanza. Femminicidio a Palermo. Emergono altri dettagli dopo la morte di Piera Napoli, 32enne, assassinata il 7 febbraio per gelosia dal marito, Salvatore Baglione. Ascoltiamo il contributo. La moglie non l'amava più e lui la uccide. Piera Napoli, 32enne cantante neomelodica, è stata assassinata il 7 febbraio per gelosia dal marito Salvatore Baglione, di 37 anni, colto da un raptus. L'uomo, davanti al sostituto procuratore Federica Paiola, ha riferito che da 4 mesi c'erano discussioni. La procura di Palermo contesta l'omicidio volontario con le aggravanti dei futili motivi, segnatamente per gelosia e della crudeltà. Il soggetto, infatti, ha dichiarato ai carabinieri che la donna aveva detto di non amarlo più e per questo lui ha deciso di raggiungerla in bagno accoltellandola. Erano le 9:30, dice. Ho coperto il cadavere perché non volevo vederlo e perché non lo vedessero i miei figli, che stavano dormendo. Mi sono sciacquato e cambiato. Ho accompagnato i bambini dalla nonna. Alle 12:40, Baglione si è presentato alla stazione dei militari dell'Uditore. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno trovato in una pozza di sangue il corpo privo di vita di Piera Napoli. Il pubblico ministero ha scritto che l'uomo ha inflitto numerose e ripetute coltellate sul viso, sul capo e nel tronco, mediante un coltello che ha una lama di 20 centimetri. Emerge il pericolo di fuga di Baglione, che ha dimostrato una particolare aggressività e un'allarmante determinazione nell'efferato crimine, decidendo di presentarsi ai militari e denunciare l'omicidio soltanto a distanza di alcune ore dal fatto, senza allertare prima la polizia, né chiedere nell'immediatezza soccorso, quindi non facendosi neppure il minimo scrupolo di tentare di salvare la vita della moglie, preoccupandosi invece in primo luogo di ripulirsi dalle tracce del reato e sistemare le proprie cose. Giulia Baudo per... In un momento di difficoltà collettiva a causa dell'emergenza Covid, un giovane produttore e venditore di frutta di Marsala, Paolo Fici, da qualche settimana ha deciso di regalare i prodotti invenduti ancora commestibili a coloro che non possono permettersi di acquistarli. L'uomo, come riferisce l'ANSA, fuori dal suo negozio di via Dante Alighieri, dalle ore 14 alle 16, ha esposto cassette con merci diverse e ha fisso un cartello in cui si legge gratis. Il soggetto invita panifici e altre attività alimentari ad aderire all'iniziativa e a non lasciare andare a male i prodotti non venduti. Monta la protesta del Comitato dei Ristoratori Siciliani Indipendenti di Piazza Europa a Catania per le restrizioni anti-Covid che da mesi penalizzano il settore in questione. Il gruppo sostiene che sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus la situazione è stata mal gestita e dal punto di vista economico tutti i lavoratori rischiano il tracollo. I componenti, in zona rossa, arancione o gialla, chiedono di poter aprire le loro attività la sera e di spostare il coprifuoco a mezzanotte. E adesso nel servizio di Santo Spartà ascoltiamo le ultime notizie sulla diffusione del Covid in Sicilia e sulla campagna vaccinale con le prenotazioni aperte per gli over 80 nell'isola. In Sicilia l'indice RT sembra essere più contenuto. Per le terapie intensive il livello è quello di una curva piatta da molti giorni. Lo ha riferito l'assessore alla salute della regione siciliana, Ruggero Razza. In un suo intervento pubblicato anche sui social, ecco il punto della situazione relativa al contagio ma anche ai primi passi per la vaccinazione della popolazione isolana. Sono miglioramenti che non ci devono fare dimenticare che il coronavirus esiste e che le varianti iniziano a circolare sempre di più, ha dichiarato Razza. Ci vuole un attimo per tornare a una diffusione maggiore del contagio e non ce lo possiamo permettere per varie ragioni. Le attività commerciali devono essere protette dai comportamenti individuali. Le strutture sanitarie nei mesi scorsi sono state molto sotto pressione. Sono più di 40.000 le persone che hanno potuto prenotare la vaccinazione destinata agli over 80. Un risultato che ci fa ben sperare, sia come efficienza che come volontà di fare il vaccino. Arriva quello di AstraZeneca, oggi previste circa 20.000 dosi, che è riservato per ora a una popolazione di età inferiore ai 55 anni ed alcune categorie rappresentative, come coloro che svolgono servizi essenziali e gli insegnanti. Santo Spartà, Antenna 1 Notizie per Bella Radio.
La polizia, nell'ambito dell'operazione Lockdown, ha eseguito numerosi arresti in tutta Italia per furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Misure anche a Catania, impiegati oltre 750 uomini delle forze armate. Divampato un incendio in via Cristoforo Colombo a Catania, all'interno di un edificio abbandonato. I fatti, avvenuti intorno alla mezzanotte, hanno richiesto l'aiuto della squadra dei vigili del fuoco, del distaccamento sud del comando provinciale di Catania e di un autobotte di rincalzo. Non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo. Nuovo capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Catania. Dario Grasso succede a Giovanni Petralia. Ascoltiamo le sue parole ai nostri microfoni. Non ci sono state assolutamente frizioni nel partito, non ci sono stati problemi o malumori da parte di qualcuno, è soltanto una scelta che avevamo già condiviso tempo fa insieme ai colleghi Agatino Giusti e Giovanni Petralia, ai quali dico, va tutta la mia stima e la mia benevolenza, non c'è nessun tipo di problema all'interno del partito, ci siamo solamente un ruolo. Ovviamente il capogruppo mi fa ovviamente onore, piacere ed è una grande responsabilità ovviamente. Dico, però per il resto non ci sono altri interessi, è solamente una questione di cambio di capogruppo per nuove iniziative e continuare a fare il lavoro che già il collega Petralia aveva intrapreso e portato avanti in I giovani compiono ripetuti atti vandalici nel cuore della notte, denunciati dalla polizia di Palermo. Gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Gli indagati inoltre sono stati sanzionati per la violazione di norme anti-Covid-19. Sequestrati a Lampedusa due pescherecci egiziani ritenuti responsabili di pesca di frodo. La Guardia di Finanza ha avvistato venerdì la prima imbarcazione mentre svolgeva attività di pesca a strascico a 4 miglia dall'isola. Il secondo mezzo è stato individuato domenica a 11 miglia dalla costa. I pescherecci sono stati scortati nel porto ed è stato disposto il sequestro dell'attrezzatura. Denunciati i membri di entrambi gli equipaggi. I mezzi poi sono stati rilasciati e hanno ripreso il largo. E per il momento è tutto da Gianluca Virgillito, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.